Ciao di Cra Poppy Fan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Come ho accennato già nei video precedenti, ci sono state abbondanti piogge anche nella zona di Phuket, che hanno appunto devastato, hanno inondato appunto l'isola, diverse aree dell'isola. Allora, Phuket, la strada Kattu Patong è stata chiusa mercoledì dopo una frana, con i passeggeri aerei avvisati di partire per l'aeroporto di Phuket con diverse ore in anticipo a causa delle inondazioni sulla strada. La polizia di Patong ha chiuso al traffico la strada Kattu Patong dalle 16, poiché le sue fondamenta sono state gravemente erose, con il terreno bagnato dalla pioggia che è scivolato via da una sezione lunga 250 metri della strada di montagna di Patong nel distretto di Katu. Il governatore di Phuket, Narong Hunchu, ha affermato che i funzionari dell'autostrada avrebbero impiegato 7 giorni dopo la fine della pioggia per riparare temporaneamente il percorso e consentire il passaggio del traffico. La riparazione permanente richiederebbe circa 6 mesi. Ci sono state deviazioni, ma il tempo di percorrenza degli automobilisti sarebbe aumentato di diverse ore, ha detto. Sono stati segnalati smottamenti anche altrove nell'isola turistica meridionale, mentre la pioggia continuava. Acquazzoni torrenziali hanno già causato allagamenti al piano terra. I funzionari locali si aspettavano la pioggia continuasse fino a giovedì o venerdì. La direzione dell'aeroporto di Phuket ha detto che le persone che si dirigono lì dovrebbero partire 3-4 ore prima del normale a causa delle inondazioni sulle strade per l'aeroporto, inclusa Tep Kasatri Road, che sembra l'autostrada 402. Quindi, a causa di queste inondazioni, le autorità consigliano ai turisti che devono prendere l'aereo, quindi devono dirigersi verso l'aeroporto, di partirsi 3-4 ore prima del previsto, per poter arrivare in tempo per prendere l'aereo. Quindi il maltempo sta facendo danni anche a Phuket. Bene, per questa notizia è tutto. Ma crap, mi saluto fino a questo momento, all'epoca mai la prossima notizia. Ciao ragazzi.